Un'automobile è un oggetto diverso, un oggetto smart. La Fiat Topolino è un device. Così è stato definito il piccolo quadriciclo dal nome storico, abbinato ad un design che richiama le caratteristiche e forme di un tempo, sfruttando la base consolidata della gemellina Citroën Ami. Con la Topolino, Fiat continua il suo impegno nella mobilità sostenibile ed ora sempre più alla portata di tutti. Grazie alla joint venture con Unieuro sarà esposta in 20 punti vendita selezionati, così il pubblico potrà ammirare e ordinare, oltre a televisori e smartphone, anche la Topolino, che è acquistabile esclusivamente online in 3 semplici clic. Noi vogliamo semplicemente dare accessibilità alla nostra soluzione e vogliamo essere presenti dove effettivamente il cliente oggi si trova. Abbiamo trovato nel partner Unieuro una comunione di valori, innanzitutto l'italianità, innanzitutto il fatto di voler rendere la tecnologia accessibile e una forte attenzione al cliente. Questa soluzione smart della mobilità urbana, altra definizione che le è stata attribuita, è un veicolo elettrico e versatile, ideale per brevi distanze, in grado di spostarsi ovunque grazie alle sue dimensioni compatte. Topolino è un omaggio alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia e disinvoltura, incarnando perfettamente lo stile della nuova dolce vita e la pura bellezza italiana. È disegnata e progettata in Italia, ma prodotta in Marocco. È ormai cosa nota il sequestro al porto di Livorno da parte della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane di oltre 130 di queste microcare elettriche, perché non conformi alle regole del Made in Italy. Giusto, d'altronde però non potrebbe essere venduta a 7.500 euro se fosse prodotta in Italia. Polemiche a parte, la piccola, graziosa e leccata Topolino si rivolge ai giovani, in particolare alla generazione Z, giovani che sono attenti alla sostenibilità e desiderano avere una soluzione di trasporto ecologica, personale e facile. Insomma, è progettata per un nuovo target di utenti ed offre un design giovane, consentendo la guida a partire dai 14 anni. Il suo stile si caratterizza per una semplicità studiata, un design che abbraccia l'idea del meno e più e valorizza la bellezza attraverso la semplicità. Presso gli store Unieuro sarà possibile ammirare sia la versione chiusa che quella aperta a dolce vita. Entrambi i modelli sono estremamente versatili, dotati di una batteria da 5,4 kW che offre un'autonomia fino a 75 km ed un tempo di ricarica inferiore alle 4 ore. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla maneggevolezza, la Topolino offre un'esperienza di viaggio senza stress, con una velocità massima limitata a 45 km/h. La gamma Mini, un'icona di stile e di eleganza che dal 1959 ha fatto sognare tantissime generazioni. Ritorna fedele a se stessa, perché se la guardate da fuori il look è proprio identico alla sua antesignana, ma dentro una vera e propria revolution, una vettura completamente nuova. Ne parliamo con Federica, capo proprio di Mini Italia, che ci racconta un po' quali sono le novità di questa vettura, di questa Mini Cooper. Buongiorno a tutti. Sono passati 65 anni, l'hai detto tu, 65 anni dove, diciamo, è stato fatto un percorso per quanto riguarda il mondo Mini. Se sulla parte degli esterni proprio al primo colpo d'occhio rivediamo tutto quello che è la storia di questa vettura, entriamo a bordo ed è un immediato tuffo nel passato, perché tutto quello che è il minimalismo e l'essenziale che caratterizza il concetto di uso creativo dello spazio, che è proprio di Mini, viene riproposto, ma viene riproposto in una chiave estremamente nuova, digitale e futuristica. Hai detto bene, una vettura a marcord che però dentro veramente è contemporanea perché è animata dall'intelligenza artificiale, ormai fa parte della nostra quotidianità in tutti i settori della nostra vita, e Mini non è da meno. Quindi quali sono i plus che troviamo nella nuova Mini Cooper? E poi abbiamo anche una novità, abbiamo un simpatico amico che è a bordo e Mini ci può risolvere a 360 gradi tutti i nostri problemi e le nostre curiosità durante la guida. Partiamo proprio da Spike, che è il nostro fedele amico quattro zampe che ci segue da tantissimi anni, è salito a bordo con noi, fa parte di tutto quello che sono i sistemi di supporto, di intelligenza, è il nostro personal assistant a bordo e ci permette proprio di avere una relazione diversa con la vettura. Tutto quello che è la tecnologia che sicuramente in questa Mini del 2024 raggiunge la sua massima espressione. Pensiamo allo schermo circolare OLED che rappresenta diciamo, il cuore di tutto quello che è la Mini, con un sistema operativo 9, quindi estremamente avanzato, ma poi anche i sistemi di assistenza alla guida raggiungono dei livelli mai raggiunti in precedenza. Stiamo parlando di materiali riciclati, dalla tappezzeria che ricopre la plancia, addirittura i cerchi che sono stati utilizzati appunto degli alumini riciclati, insomma ecocompatibile. Volete arrivare a un 2030 neutralità di CO2, ovvero fare tutta la gamma elettrica, e con lei insomma siete già a buon punto. Il nostro percorso è, diciamo, è iniziato, perché questa versione che presentiamo oggi esiste anche nella versione elettrica, motorizzazioni E ed SE, ma come dicevi abbracciamo a 360 gradi questo concetto di sostenibilità nella scelta dei materiali, l'alluminio riciclato per i cerchi, l'assenza nell'utilizzo della pelle per quanto riguarda tutti gli interni e poi l'assenza di cromature, proprio per un percorso verso la sostenibilità che sia olistico. Esatto, sostenibilità anche comunque, come lei ha detto, nella versione termica, perché i materiali appunto hanno abbattuto al massimo le emissioni di CO2. Allora, a questo punto abbiamo già spoilerato che vabbè, la versione elettrica c'è, ma per i più competitivi arriverà a fine anno la John Cooper. Non può mancare la John Cooper Works all'interno della nostra gamma, bisogna aspettare ancora qualche mese, ma è in arrivo. Allora, noi oggi proviamo la motorizzazione termica. Quante versioni ci sono? Allora, abbiamo la versione C e abbiamo la versione S e avrete l'occasione di provarle. E allora, prima di scappare sulla vettura, mani al portafoglio, quanto ci costa? Allora, partiamo dalla versione C con 28.900 euro e arriviamo alla versione S che sono 31.900 euro. Beh, grazie, io ti saluto, vado, ciao! Vero spirito British per la nuova Mini Cooper. Icona di stile, sì, ma che cosa cambia? Beh, a un primo sguardo è proprio lei, non cambia nulla. Eh no, guardiamola bene. Gli occhioni sono loro, quelli dell'iconica Mini che ha siglato proprio la storia di questa quattro ruote. La griglia diventa invece esagonale. Linee pulite come nello stile della famiglia, ma la vera novità in assoluto per quanto riguarda lo stile è il lato B. Ma qua piove, andiamo a vedere dietro. I fari con questo design, nuovo design che vengono coniugati da questa barra nero, il logo al centro e qua l'unotto posteriore. Insomma, come avete capito, è proprio lei. La vera novità è sotto il cofano e soprattutto dentro. Andiamo a dare uno sguardo. E una volta a bordo ci accorgiamo che entriamo nel futuro. Ma procediamo con ordine, partiamo dai materiali. Sono materiali a zero emissioni, completamente riciclati, non ci credete? Anche i cerchi della macchina. Questa tappezzeria che incornicia tutta la plancia è uno di questi, come i sedili con dei poliesteri riciclati e molto confortevoli. Qua la plancia, come vedete, si estende, racchiude questo schermo circolare dove potete trovare tutte le informazioni di bordo. Scompare il classico cruscotto, ma voi mi chiederete: e dove le leggo io le informazioni? Ma sulle DAP display, e qui potete trovare proprio tutto. Nel tunnel centrale invece abbiamo ancora dei comandi come il parking, come ovviamente le nostre marce, una levettina, è tutto molto più semplice. E per accendere il motore e giriamo questa chiave. E il sound è il suo, è quello di Mini Cooper. E poi decidete come guidare, qual è la vostra experience di bordo, e allora su e giù, e scelgo un po' in che modo oggi ho voglia di guidare. Qui la nostra radio, che adesso spegniamo, se no non riesco a parlare con voi, ma è interessantissimo anche questi comandi qua, vedete tutti i vostri sistemi di assistenza alla guida, che sono davvero tanti, per farvi guidare in sicurezza a bordo della vostra Mini Cooper, dove potete attivarli e disattivarli semplicemente cliccando la vostra opzione. Qui invece abbiamo una comoda retrocamera di parcheggio, vediamo un intruso che ci permette di controllare bene le nostre operazioni di manovra e comandi per l'aria calda e l'aria fredda. Questa vettura è una vettura davvero straordinaria, fedele al passato nel look, ma con dei contenuti davvero innovativi, perché a bordo troviamo pure l'intelligenza artificiale. Non ci credete? Adesso togliamo la telecamera. Io ho bisogno di un amico che mi guidi sulla retta via. Ehi Mini, eccolo qua, basta chiamarlo e lui subito è pronto ad aiutarmi. Qualunque mia richiesta, io sono sicura che questo piccolino saprà soddisfare le mie aspettative. Detto questo, io continuo il mio tour, perché guidare questa vettura è davvero piacevole. Noi stiamo provando la versione termica, c'è anche quella elettrica e per i più grintosi arriverà anche la John Cooper. La Mercedes C300 de SW è una delle protagoniste indiscusse nel segmento delle auto familiari di lusso, un esempio perfetto di come l'elettrificazione può essere combinata con un motore diesel per ottenere efficienza e prestazioni straordinarie. La C300 de SW si presenta con un design moderno e filante. Nonostante la lunghezza di quasi 4,80 metri, la vettura mantiene un aspetto armonioso e non eccessivamente imponente. Le linee eleganti e il frontale aggressivo conferiscono alla vettura un look dinamico e sofisticato. La luminosità interna è garantita dalle ampie superfici vetrate, incluso un tetto parzialmente apribile che aggiunge un tocco di eleganza. Gli interni sono un esempio di lusso moderno, tecnologico e funzionale, senza eccessi. Il sistema di infotainment MBUX di seconda generazione è personalizzabile e intuitivo ed offre tutte le funzioni necessarie per un'esperienza di guida premium, inclusa la navigazione con realtà aumentata e anche un head-up display che proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza. Le funzioni remote di Mercedes Me consentono poi di monitorare lo stile di guida, i consumi e lo stato di manutenzione e ricarica, rendendo questa wagon plug-in ideale per fleet manager e driver esigenti. La combinazione del motore diesel e del sistema FEV con una batteria da 25 kW permette alla C300D di percorrere fino a 100 km in modalità elettrica, mentre l'autonomia complessiva è quasi di 1000 km. Anche con la batteria scarica i consumi rimangono competitivi, attestandosi intorno ai 5-6 litri ogni 100 km. Con una potenza totale combinata di 313 cavalli offre prestazioni eccezionali per il segmento. La trazione posteriore e la rigidità telaistica, unite al setting elettronico, garantiscono una guida precisa e reattiva, quasi come una berlina, nonostante la lunghezza e la massa considerevoli. Il bagagliaio offre una capacità minima di 360 litri, sufficiente per le esigenze quotidiane di una famiglia, anche se la presenza del sistema FEV riduce leggermente lo spazio disponibile rispetto alle versioni termiche. Per quanto riguarda gli ADAS, neanche a dirlo, è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza e il comfort di marcia. la Mercedes C300 di SW è una delle migliori opzioni disponibili nel segmento delle auto familiari di lusso. Combina perfettamente efficienza, prestazioni e comfort, offrendo una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per chi cerca un'auto elettrificata. Insomma, una wagon di lusso che unisce l'efficienza di un motore diesel con i vantaggi dell'elettrificazione. L'anno zero di Renault parte proprio dai suoi due bestseller, Captur by Renault e Duster by Dacia, resi indubbiamente più accattivanti esteticamente e colmi di tecnologia a bordo, si sono ripresentati al pubblico sfoggiando un invidiabile bagaglio tecnico, ma anche facendo schizzare in alto l'asticella dei prezzi. La trasformazione di Renault da brand generalista, impegnato da sempre a proporre automobili normali per gente normale, a marchio quasi premium, almeno nei prezzi, appare evidente andando a spulciare il listino sia sul fronte Renault che sulla compagine ex low cost Dacia. Finisce così l'era Renault come auto del popolo e inizia un nuovo scenario che si lascia alle spalle anni di storia e modelli creati per motorizzare le masse, come l'utilitaria Renault 5 per anni antagonista della Fiat Uno, oppure il monovolume Scenic che andava incontro alle esigenze delle famiglie. E ci si proietta ora in un futuro di modelli molto più curati e leccati esteticamente, con l'immancabile elettrificazione dei motori fatta pagare a noi utenti finali. Completa l'oneroso bagaglio un'infinità di servizi tecnologici di intrattenimento a bordo, molti dei quali il cliente medio non utilizzerà mai, ma che giustificano in parte l'aumento dei prezzi. Anche perché da qui in poi inizia l'anno zero di Renault e capiremo se l'idea messa in campo da Luca De Meo, CEO Renault, sarà vincente o meno, se la Scenic a 50.000 euro verrà capita e assorbita dalla clientela, così come la Captur a 30.000 o la Duster a 25. Se la sfida verrà accolta dal mercato, Renault si ritroverà in mano un marchio completamente nuovo, con margini di guadagno più alti sui prodotti, alcuni dei quali prodotti in paesi dove la manodopera costa meno, vedi Dacia in Marocco. E da qui la trasformazione in un'anima non più popolare ma di elite. In caso contrario, però, si lascerà in mano ai brand cinesi una bella fetta di mercato, quella più corposa in termini di numeri di vendita, nella fascia bassa dei prezzi, ma alla portata di tutte le tasche, quella col tetto a 20.000 euro, dove MG e DR propongono gran parte della produzione e accolgono le richieste del pubblico. Tornando ai nostri due protagonisti, Renault Captur e Dacia Duster, si fronteggiano nello stesso segmento di mercato proponendo due idee di SUV in gran parte diverse. Più cittadino e ricercato Captur, più spartano e all'apparenza più adatto all'outdoor Duster. Sul fronte prezzi ormai si equiparano, scordatevi il Duster low cost di qualche tempo fa, la variante 4x4 per gli amanti del fuoristrada o la versione elettrificata ibrida con qualche accessorio utile da inserire sfiorano i 30.000 euro. E anche Captur, che era l'accesso ai SUV by Renault sotto la soglia dei 20.000, ora non fa sconti a nessuno e per avere la motorizzazione full hybrid si parte dai 30.000 euro e la variante 4x4 non è prevista. La nuova Captur cambia volto, specialmente nel frontale, ora più vicino a quello della Scenic, e perde per strada alcune motorizzazioni come il diesel e l'ibrido alla spina plug-in. Vada per il plug-in hybrid, che per un SUV di segmento B non è davvero necessario e i cavi ingombrano non poco e limitano la capacità di carico, ma il diesel con una variante ibrida elettrificata poteva essere ancora utile. Il listino rimane comunque una scelta ben variegata, che parte dal benzina puro al GPL e i motori ibridi, mild hybrid e full hybrid. Anche a bordo si respira aria nuova, specialmente per la parte infotainment che porta in dote Google ed utility annesse. Non manca anche per la Captur l'allestimento sportivo e Spirit Alpine, con elementi in nero e argento ad enfatizzare le forme e la verniciatura della carrozzeria bicolore con tetto a contrasto. Ovviamente i cerchi passano da quelli di 17 pollici di base a quelli sportiveggianti da 19. Cambiano i sedili in conformazione sport, i tessuti e le cuciture blu Alpine. Quelle che non cambiano sono le dimensioni. Abbiamo gli stessi ingombri della versione odierna, d'altronde è un restyling e non ce n'era bisogno. Completa l'opera una vasta gamma di sistemi di sicurezza alla guida disponibili secondo gli allestimenti, più sale il prezzo più ne abbiamo a disposizione. Insomma, il restyling della Captur porta in dote un'auto impreziosita nelle forme e nella sostanza a bordo, ma l'elettrificazione e i tanti sistemi connessi hanno inevitabilmente fatto gonfiare i prezzi. Parafrasando il mitico Totò, viene da dire: e io pago! Un nome e una garanzia, è sempre stato così per il bestseller Dacia Duster da quando è nato, e anche con la terza generazione è evidente un ulteriore passo avanti a livello di prestazioni, con capacità off-road evolute e nuove motorizzazioni ibride. Eppure qualcosa non torna. La Dacia Duster è stata per anni il simbolo di convenienza e robustezza nel mondo dei SUV, conquistando una solida reputazione grazie al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Tuttavia, con il lancio della nuova generazione, ci si chiede se la linea che separa la convenienza di Dacia dai soliti marchi non stia diventando troppo sottile. Accessori, qualità ed elettrificazione non mancano, ma fanno salire il prezzo. I nuovi propulsori ibridi, tra cui il full hybrid da 140 cavalli e il mild hybrid da 130, sono sicuramente innovativi. Poi c'è il Duster 1000 turbo a GPL da 101 cavalli e sparisce dalla gamma la motorizzazione diesel. L'abitacolo si fa più digitale e più connesso, e anche il comfort di bordo è ottimizzato. La piattaforma su cui è basato il nuovo modello offre certamente una maggior spaziosità e prestazioni migliorate, ma le caratteristiche aggiuntive potrebbero sembrare eccessive in un'auto che ancora oggi punta sull'essenziale. L'idea che ci siamo fatti è che il brand Dacia, dopo aver abbandonato la connotazione low cost che in realtà l'ha reso famoso, ora voglia abbracciare una fascia di mercato più alta. Insomma, il nuovo Duster oggi offre molto di più rispetto alle generazioni precedenti, con nuove funzionalità, design più raffinato e tecnologia avanzata. Resta da vedere se i clienti tradizionali di Duster saranno disposti a pagare di più per queste nuove caratteristiche, oppure se cercheranno alternative nel segmento dei SUV. In viaggio con l'elettrica? Si può fare! Detto, fatto, sfida accettata. Si parte con 540 km di autonomia, più teorici che reali, cercando di far immagazzinare e fagocitare più kilowatt possibili alla nostra Audi Q4 40 e-tron, quella in assoluto con la batteria più capiente e quindi la più adatta al nostro scopo. In viaggio ovviamente scordatevi velocità di crociera da primato. Con l'elettrica si guida con un approccio zen, molto rilassato, tipo vela. Ci si lascia trasportare dalle scie, dai venti, e si sfruttano le discese per ricaricare fino all'ultimo elettrone. Diciamo che su un viaggio intorno ai 700 km l'obiettivo è ridurre le soste per la ricarica ad una, massimo due se non si ha la certezza di poter ricaricare arrivati alla meta del nostro viaggio. Il consiglio è anche quello di utilizzare strade secondarie oppure non a pedaggio. Insomma, godetevi il paesaggio e non pensate all'orario se siete in vacanza. Guida zen, ricordatevi, coadiuvati dalla nostra Q4, con autonomia da prima della classe, divertimento e comfort di bordo sono assicurati. Audi propone infatti un SUV poliedrico, in grado di assecondare tutte le necessità di utilizzo, a suo agio in città, con dimensioni non eccessive e, grazie ad un'autonomia che abbatte l'ansia da ricarica, permette anche lunghe percorrenze autostradali. Nei lunghi tragitti si può godere appieno della qualità Audi, che si traduce in design orientato al futuro e materiali da segmento premium. La nuova plancia è infatti legata allo stile Audi, con tante attenzioni rivolte alla digitalizzazione, come ad esempio il nuovo head-up display con realtà aumentata, in grado di regalare alla guida un'interfaccia utente evoluta. La potenza, accoppiata al sistema di trazione integrale ed un design aerodinamico della carrozzeria, si traducono in una dinamica di guida degna del nome che porta. L'accelerazione immediata dell'elettrico rimane un fattore sorprendente e in grado di coinvolgere alla guida nonostante l'assenza del sound degli scarichi. Il silenzio è infatti una caratteristica rilevante all'interno di Audi Q4 e-tron, dove le intrusioni esterne sono ridotte all'osso, dando l'impressione di trovarsi all'interno di una bolla. Un SUV elettrico che finalmente può essere un'alternativa alle versioni con motore termico o anche ibride, che non trasmette l'ansia da ricarica in viaggio e che dà la reale sensazione di libertà dai falsi miti sull'elettrico. È vero, i 540 km di autonomia sono solo teorici, ma se ne fanno ben oltre 400 reali e bastano 20 minuti ad una colonnina veloce per avere l'80% di ricarica. E se avete la possibilità di ricaricare la sera a casa, basta una normale presa Siemens per ricaricare la notte a costi davvero accessibili, con il consumo di una lavatrice, ma con le ruote.